Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù scese a Cafarnaum, città della Galilea, e in giorno di sabato insegnava alla gente. Erano stupiti del suo insegnamento perché la sua parola aveva autorità. Nella sinagoga c'era un uomo che era posseduto da un demonio impuro. Cominciò a gridare forte: «Basta! Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E il demonio lo gettò a terra in mezzo alla gente e uscì da lui senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore e si dicevano l'un l'altro: «Che parola è mai questa che comanda con autorità e potenza gli spiriti impuri ed essi se ne vanno?» E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante. Parola del Signore. Siamo chiamati, fratelli amati, a contemplare la bellezza di abitare nella casa del Signore per l'eternità. E dobbiamo lasciarci inabitare dallo Spirito di Dio perché possiamo essere veramente da Lui benedetti e godere di quella grazia della Sua presenza, abitare nel Signore per essere inabitati da Lui. Perché quando noi non lasciamo spazio allo Spirito di Dio, alla grazia del Signore, alla Sua presenza nella nostra vita, entra nella nostra vita lo spirito di distruzione, lo spirito del male, dove il male non è semplicemente qualcosa di simbolico, il male è un'entità che vuole distruggere l'opera di Dio. E noi dobbiamo chiedere al Signore la grazia di essere di quelli che sanno rimanere fedeli e vicini al Signore, di quelli che sanno camminare nelle sue vie, di quelli che, come dice San Paolo scrivendo alla comunità di Tessalonica, non c'è bisogno neppure che bene scriva, voi sapete bene come, quali saranno le circostanze. Qual è la retta dottrina, qual è la retta fede? E noi vogliamo veramente chiedere al Signore la grazia di essere di quelli che, come ci raccomanda, ci esorta il beato apostolo Paolo, che non dormono come gli altri, ma quelli che sono sobri e vigilanti, di quelli che non si lasciano avvelenare, narcotizzare, inquinare la mente e il cuore. È bella quella espressione che usava la preghiera, orazione colletta proprio all'inizio della celebrazione: perché il progresso dei fedeli sia gioia eterna dei pastori. Il camminare, il crescere nella piena consapevolezza della volontà di Dio, progredire nel cammino di santità di una comunità, di una parrocchia, di una chiesa locale, di tutta la chiesa universale, sia veramente la gioia, la soddisfazione di coloro che guidano, che conducono il gregge di Dio ai pascoli del
della parola, dei sacramenti. Ecco la bellezza, la gioia. E stare nella casa del Signore significa contemplare il Signore, ammirare il suo santuario, che non significa semplicemente guardare l'esterno, ma essere inseriti nel mistero. Questa è la bellezza, e non dobbiamo aspettare il paradiso dopo il purgatorio e dopo la morte e dopo una vita ancora di sofferenze. No, il paradiso già, stare con il Signore, lo dobbiamo sperimentare ora, lo dobbiamo vivere già adesso. Ricordo una volta un santo sacerdote che pregava tantissimo, eppure ogni tanto aveva delle espressioni un po' infelici. Diceva: un popolo è infedele. E veramente constatava come tante volte c'è una parvenza di cristianità, di fedeltà alla parola del Signore, ma poi c'è un'ignoranza, una dabbenaggine, tante volte anche una grossolanità. C'è nulla. E allora come si cresce? Beh, penso all'esperienza di uno dei santi a cui noi siamo particolarmente legati, Padre Pio, siamo nel mese di San Pio da Pietrelcina. Padre Pio ogni giorno passava un'ora a leggere e a studiare il catechismo. Ed era anziano, dicevano: padre, ma lei il catechismo ancora legge? Noi non dobbiamo mai smettere di crescere, di progredire. Guai a noi se ci sentissimo arrivati, anche noi pastori, anche i catechisti, quelli che magari hanno un ruolo, o meglio un servizio, nella Chiesa, nella comunità. Tutti dovremmo mantenere quella umiltà che contraddistinse anche San Gregorio Magno, la cui felice memoria oggi la Chiesa celebra, che viene chiamato Magno perché veramente si è fatto umile, povero, semplice, e ha cercato anche di effettuare le opportune riforme perché il popolo potesse maggiormente comprendere la grandezza e la bellezza della fede cattolica. Lui, che vive a cavallo fra il VI e il VII secolo, morirà nel 604 d.C., proprio agli inizi del VII secolo, ma lascia un'impronta veramente molto forte nella Chiesa. Ma non perché ha voluto esercitare quell'autoritarismo con cui tante volte alcuni si rivestono, ma perché ha voluto servire la Chiesa e ha voluto vincere quelle forme tante volte di superficialità, di ignoranza, convincendo il popolo santo di Dio, coloro che lo collaboravano nella preghiera, nell'umiltà, nella semplicità, ma anche nella fermezza della fede. Ci dia il Signore la grazia di saper comprendere l'importanza di saper ascoltare la parola del Signore, quella parola che ha autorità anche sugli spiriti impuri, che comanda con potenza e non facendo gridi. Non è a chi grida più forte. Guardate che la potenza e la possenza della voce di Gesù stava nella fermezza di quello che Lui è, era e continuerà ad essere, a prescindere dalla nostra adesione a Lui. E allora aderire a Lui significa vincere insieme a Lui. Voglia il Signore donarci la grazia di partecipare alla Sua vittoria, di essere di quelli che sanno proclamare che Gesù è il Santo di Dio. Non tocca allo spirito del male dire che Gesù è il Santo di Dio. Lo dobbiamo dire noi. Come? Con la nostra santità di vita. Come? Con la nostra testimonianza. Come?
facendo sì che la nostra fede sia tangibile, sia visibile anche agli occhi di quelli che al di là delle apparenze non sanno andare. E allora potremmo essere anche noi, ecco, quel piccolo seme, quella piccola testimonianza che muoverà il cuore, la mente, la volontà e anche i passi di quelli che sono in cammino nella Chiesa, perché prendano sul serio l'appartenere a Cristo Gesù e seguirlo. Ci accompagni l'intercessione di Maria Santissima, Madre di Gesù e Madre Nostra. Siamo nei giorni che precedono, ecco, la Natività della Beata Vergine Maria. Maria, mistica aurora della Redenzione, Maria che è grande perché si è fatta umile, e potente regina perché si è fatta serva. Maria è nostra madre perché è diletta figlia dell'Eterno Padre.